È qui che sorgerà la discarica delle polemiche a Corcolle, vicino a Villa Adriana, il nuovo sito di smaltimento rifiuti romano che, nelle intenzioni del prefetto Giuseppe Pecoraro, sostituirà Malagrotta, ha scatenato un coro di no e una spaccatura interna al governo. Chi si oppone alla discarica teme le conseguenze sull'agricoltura della zona in cui sono stati fatti grandi investimenti nel biologico e sul tesoro archeologico di Villa Adriana, patrimonio mondiale dell'UNESCO. In campo, fra gli altri, per impedire la costruzione della discarica anche Legambiente, Gianni Innocenti è il presidente della sezione di Tivoli. Siamo ancora increduli che il governo e in modo particolare il presidente del Consiglio abbia detto sì a questa localizzazione. Queste perplessità sono state buttate sul tavolo della conferenza dei servizi. Due ministeri hanno detto no, l'autorità di bacino ha detto no, la CEA Ato 2 dice no, la provincia di Roma dice no, il mondo internazionale della cultura dice che è un'assurdità, il prefetto e la Polverini dicono invece che la cosa si deve fare. Si parla di 24 milioni di euro per allestire la discarica, accusa Innocenti, va valutato anche il conto economico.